Procediamo con l'oggetto numero 160, interroga il consigliere Liberati o Carbonari, non lo so, all'assessore Paparelli. Prego, consigliere Liberati. Sì, grazie Presidente. Abbiamo chiesto alla Giunta regionale sostanzialmente due cose. Sul grande tema delle concessioni all'italiana, quali che siano, in particolare concentrandoci sulle concessioni idroelettriche per l'ennesima volta, perché questo tema lo abbiamo sollevato anni fa, prima ancora con Italia Nostra, poi col Movimento 5 Stelle qui dentro, sulle concessioni idroelettriche abbiamo cercato con voi di capire più volte che cosa fare e anche da che parte stare. Perché se vi pare possibile, ancora accettabile e sostenibile, che ci sia un polo idroelettrico, quello di Terni, che è il più importante a sud del fiume Po, in cui una multinazionale, prima straniera, Endesa, E.ON, adesso italiana, guadagni 100 milioni di euro, dando alla regione circa 7 milioni adesso l'anno, restituendo al territorio per 20 anni 0 euro, perché questo è successo da parte della Regione Umbria. Io spero che adesso la Giunta e l'assessore Arramo, vicepresidente della Regione, ci chiarisca quanti milioni sono arrivati al Comune di Terni in questi anni. Si è aperta anche una discussione importante dentro il partito di maggioranza su questo tema dei canoni idroelettrici, ma io dico che è sempre poco, che l'asset svenduto 20 anni fa ai privati da parte di Enel va rinazionalizzato, non c'è dubbio. Perché lasciare alle multinazionali somme così ingenti? Non c'è motivo, non c'è motivo, sono sottratte alla comunità locale. Terni e quindi l'Umbria galleggiano sull'oro con questa storia e noi per anni siamo stati zitti. Noi intendo l'esecutivo, perché noi non siamo stati zitti, abbiamo parlato, l'abbiamo detto. E ora si è aperta una discussione e sono contento che siamo arrivati a un punto di riflessione che è un punto di svolta. E allora abbiamo chiesto appunto se in questi 20 anni qualcosa sia arrivato alle comunità interessate, a parte ciò che avete deciso l'anno scorso dopo innumerevoli pressioni. E abbiamo anche chiesto, considerando che la legge che ha previsto solo l'anno scorso, 20 anni dopo, di attribuire l'elemosina alle comunità interessate, se vogliamo decidere insieme di aggiornare la legge 33/2004, che non prevede alcuna assegnazione in loco agli interessati, appunto, coloro che galleggiano sull'oro e spesso non lo sanno, insomma, di riavere le proprie risorse. Credo che sia un dato fondamentale che la Regione faccia questo passo avanti, indicando quindi con una legge strutturale una percentuale fissa, come dovrebbe accadere e sta per accadere, ma è sempre poco, sulle acque minerali, è sempre poco, lo dico chiaramente, e le strette condizionalità che sono state decise sono un errore. E come dovrebbe accadere anche per tanto altro. Io ne ricordo un'altra di vicenda, così al volo e chiudo. In quella città, come altrove, c'è una discarica, lì c'è una discarica siderurgica che dà alla regione circa 500.000 di euro l'anno. Il comune di Terni, i ternani non vedono nulla, oltre l'inquinamento, oltre l'ammorbamento delle falde acquifere, eccetera, eccetera. Grazie consigliere Liberati, prego assessore Paparelli. Grazie Presidente, io ringrazio il consigliere Liberati perché mi dà modo di chiarire molti aspetti che ho letto anche in queste ultime settimane da autorevoli amministratori locali che hanno pochissima o scarsa conoscenza della materia, i quali invito ovviamente ad informarsi in maniera un pochino più approfondita e meno superficiale, anche per supportare a volte battaglie che hanno una loro fondo di legittimità.
Allora, le funzioni e le attività che riguardano il demanio idrico sono state trasferite alle regioni col decreto legislativo 112, famoso nel 1998, con il decreto che all'articolo 86 disponeva che la gestione del demanio idrico provvederanno le regioni e gli enti locali e trasferendo le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, comprese le funzioni amministrative, la determinazione dei canoni di concessione, eccetera, eccetera. A seguito della modifica del titolo quinto della Costituzione, poi del 2000, le regioni hanno acquisito su tale materia piena potestà legislativa e quindi, diciamo, hanno espletato tutte le procedure amministrative per poter svolgere le funzioni. Oggi la Regione Umbria è titolare dell'attività di accertamento e riscossione dei canoni indennizi dovuti a favore dell'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico. In particolare, per le concessioni di derivazione di acqua pubblica, l'articolo 3 della legge regionale 33 del 2004 ha demandato alla Giunta la facoltà di determinare l'importo dei canoni e ha stabilito che gli stessi devono essere adeguati sulla base degli indici di inflazione programmata e con cadenza annuale. L'articolo 5 ha istituito poi l'addizionale e ha demandato alla Giunta regionale la determinazione della percentuale entro il limite indicato dall'articolo 18 fissato nel 10% con una delibera del 2014. La Regione Umbria per la determinazione dei canoni di concessione ha applicato fino al 2016 i canoni derivanti dalla normativa statale ex legge 36 del 94 e successivamente ribaditi dal decreto legislativo 152 senza effettuare una rideterminazione degli stessi. Altre regioni nel frattempo, qualcuno aveva provveduto alla rideterminazione degli importi dei canoni, nonché a differenziare gli stessi in relazione alla classificazione della derivazione grande o piccola. Quindi le entrate fino al 2015 di questa regione sono state 4.170.000 euro, di cui 3.009.000 riferiti agli impianti di grande derivazione l'anno, annualmente, certo. Con la delibera di giunta regionale, appena il sottoscritto si è insediato, con delibera di giunta regionale del 20 luglio 2015, quindi pochi giorni dopo l'insediamento, è stato disposto l'avvio delle procedure alla rideterminazione a decorrere dal 1 gennaio in euro 31,02, quindi il doppio con un aumento del 100%, dell'importo del canone unitario comprensivo dell'addizionale regionale per le grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, notificando il provvedimento ai soggetti titolari di concessione. Successivamente, il 22 settembre, con delibera di giunta regionale, abbiamo definitivamente stabilito, non essendo pervenute osservazioni, in 31,02 l'importo del canone unitario comprensivo dell'addizionale. Avverso tale provvedimento proposto dall'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici, Asso Idroelettrica, è stato proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Va ricordato tuttavia che alla Regione è riconosciuta tale potestà di fissare e variare l'importo dei canoni, infatti sulla questione la Corte Costituzionale si è pronunciata già con una sentenza 158 nel 2016 sulla legittimità dell'articolo 7 della legge regionale del Piemonte il 24 dicembre 2014 rubricato misura del canone per l'uso energetico e riqualificazione dell'energia. La Corte Costituzionale sin da allora ha dichiarato legittime le norme regionali in quanto alla legislazione regionale demandata la fissazione dei canoni. È stato precisato sempre dalla Corte che la determinazione e quantificazione dei canoni idroelettrici è riconducibile alla materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, salvo che per la definizione dei criteri generali, per la determinazione dei loro valori massimi, ascrivibili invece alla tutela della concorrenza. E qui c'è una prima mancanza che mi permetto di sottolineare di tutti i governi che si sono succeduti sino ad ora, compreso quello attuale, perché questo limite massimo non è stato mai fissato e deve essere fissato dal governo nazionale. L'altra questione che voglio ricordare, non è che se lo faranno gliene daremo atto e ne daremo merito, va ricordato che i canoni demaniali sono qualificati per legge non come corrispettivo del danno subito dalle comunità locali per l'esistenza degli impianti di grande derivazione, ma per l'uso esclusivo di beni pubblici,
Questo è il senso del canone riferibile all'intera regione ed è indubitabile che gli impatti delle grandi derivazioni ricadano su quei comuni. Ma per quello che riguarda l'indennizzo, così come allora con la famosa, diciamo, accordo di programma sottoscritto dall'allora presidente, dall'allora, diciamo, ministro dei lavori pubblici Micheli con Enel, allora, diciamo, poi diventata Od, Erg, adesso, eccetera, fu sottoscritto una specie di protocollo che concedeva al comune e agli enti locali di Terni un certo numero di risorse annue, che non è stato mai legato proprio per questo motivo al termine indennizzo, che è una questione tuttora aperta sulla quale, diciamo, si può continuare a discutere, a dibattere, ma i canoni non sono legati alle questioni di indennizzo, perché così stabilisce la legge. Va inoltre evidenziato, e questo è un altro elemento che sottolineo, che viene sottovalutato dal dibattito, che la normativa nazionale, al fine di compensare i comuni rivieraschi e quelli montani dove sono ubicate le concessioni idroelettriche, ha previsto, due minuti perché la materia è complessa, non è, chiedo scusa, ha previsto due tipologie di sovraccanoni che vengono direttamente incamerati dai comuni, che sono sotto forma, anche sotto forma di consorzi BIM. I gestori degli impianti corrispondono quindi ai comuni rivieraschi, tra cui Terni, e alla provincia interessata un importo pari a euro 7,77 per ogni kilowatt di potenza nominale, per un totale di circa 2 milioni di euro annui. Per quanto riguarda i BIM e bacini imbriferi montani, il gestore degli impianti corrisponde al consorzio un importo pari ad euro 30,43 per ogni kilowatt di potenza nominale media concessa, per un totale di 7 milioni e 6 l'anno, quindi circa 9 milioni e 6 vengono oggi corrisposti. Si fa presente, oltre questo, noi comunque abbiamo ritenuto giusto e necessario che il gran parte, diciamo, dell'aumento dei canoni che abbiamo prodotto con la delibera di giunta regionale del 2015, in quel momento era il 100%, poi, diciamo, l'aumento è rimasto al 100%, ma siccome il limite è fissato con importo annuo di bilancio, dal 1,8 milioni si è sceso al 1,6 milioni per il prossimo triennio, corrisposti annualmente, diciamo, per progetti al Comune di Terni. Anche qui apro una parentesi, consiglieri liberati, io penso che i fondi, essendo fondi regionali, debbano essere corrisposti al territorio, non al Comune in quanto tale, che potrebbe gestirli anche la Regione e fare progetti sul territorio. Non è detto che li debba, non è detto, diciamo, che li debba. Chiaro? Per chiarezza. Che non è che... Per questo la legge regionale 3 del 2016, la prima legge fatta da quando esiste la Regione, cioè dal 1970, leggo che gli eminenti ex consiglieri comunali, di cui anche lei è stata assistente, non mi sembra che in quegli anni abbiate prodotto nulla in questo senso, né lei che gli faceva l'assistente, né quel consigliere regionale che siedeva in quest'Aula. Non mi sembra che abbiate prodotto alcun tipo di risultato su questo campo. Per favore, campo. Andiamo avanti sul tema. Mentre sono questa già 9 giunta minuti. Ha modificato la legge regionale, ha previsto provvidenze finanziarie a favore dei comuni nei cui territori insistono grandi derivazioni, che per il 17, 18 e 19 sono 1.600.000 euro l'anno, di cui l'82% circa riversati al comune di Terni e gli altri comuni di Narni, Cerreto di Spoleto, Baschi ed Alviano, che sono risorse e fondi che vengono utilizzati per il decoro urbano, per le strade, per i marciapiedi e per lo sviluppo turistico, in particolare i grandi eventi, secondo l'avviso pubblico predisposto secondo le indicazioni che ci è stato dato dalla Commissione. Tenga presente che ancora questa legge e questo provvedimento della Regione sono sub iudice, perché ancora non c'è stata una sentenza definitiva e quindi stiamo anticipando risorse di bilancio della Regione, perché lei, come sa, quando c'è una sentenza i fondi debbono essere accantonati, anche nel se già c'è stata una prima sentenza favorevole a favore della Regione, pur tuttavia il provvedimento è ancora sub iudice. Concludo con una cosa: io non vorrei che noi inserissimo in questo contesto nelle entrate proprie della Regione, che in questo caso in parte servono e debbono servire alla manutenzione
del demanio idrico, perché altrimenti l'energia non si produce, e per l'assetto idrogeologico regionale. Ma se noi inserissimo, attenzione, noi abbiamo fatto un grande sforzo che va apprezzato, perché giocare al più uno è pericoloso, perché è come se il comune di San Gemini ci chiedesse, siccome le acque minerali stanno a San Gemini, tutti i canoni di concessione delle acque minerali li dobbiamo spendere a San Gemini. Come se il cittadino di Perugia ci chiedesse, siccome l'IRPEF la pago io a Perugia, questo ragionamento di stampo leghista noi l'abbiamo rifiutato e lo rifiutiamo, significherebbe la rottura e la non esistenza dell'ente regione, perché le entrate proprie della regione sono entrate che debbono servire per la collettività regionale. E credo che in questa regione sia stato fatto un grande sforzo, uno sforzo avanti molto positivo che per 50 anni non è stato mai prodotto da nessuno a favore delle comunità su cui insistono i grandi impianti di derivazione idroelettrica. Grazie. Allora, intanto grazie, sì, però mi pare, Assessore, che lei non mi abbia risposto sulla domanda principale: quanti denari sono arrivati negli ultimi 18 anni, prima di questa vicenda, di questa legislatura, negli ultimi 18 anni dalla Regione Umbria al Comune di Terni e altre località interessate? Niente, questa è la risposta. Io vorrei che lei abbia il coraggio di dire ai ternani, ai narnesi e alle comunità interessate dai grandi impianti, dagli impianti di grande derivazione, che non è arrivato niente, perché non è arrivato niente. E come forma di compensazione minima dovremmo dare il 70-80% dei canoni a quei comuni. Non viene fatto. Non viene fatto, non solo, ma vengono, lei ha accennato al prossimo piano triennale, diminuiti. Viene già diminuita da 1.800.000 a 1.600.000 quella elemosina che la Regione generosamente concede, graziosamente concede, alle comunità locali. È stato già dimostrato ampiamente che da quella parte dell'Umbria, appunto, si genera, c'è oro. L'oro se lo prende il palazzo e lo redistribuisce come vuole. Io questo non lo accetto, perché è una sorta di royalties di cui il territorio ha bisogno. Poi potremmo aprire, e non lo facciamo in questa sede, la grande questione delle concessioni idroelettriche, della potenza nominale. Viene ancora calcolato sulla potenza nominale, perché la legge è del 33, e non solo potenza effettiva. È come se tu hai una macchina da 100 cavalli e invece te la fanno pagare per 30. Fuori, e questo succede a loro, che sono multinazionali, sono i boss dell'energia, col cavolo che succede, diciamo, ai comuni cittadini. Allora, diciamola tutta e stiamo dalla parte delle comunità interessate da questi impianti, non appunto corriamo, come è già accaduto da parte della sua, mi scusi, da parte della sua, della nostra Presidente di Regione, non corriamo, non corriamo a Terni per andare a riverire il Garrone, di cui a me non frega niente. Cerchiamo di riverire i cittadini. Grazie. Grazie. Io vi invito a interrogazioni che possano rientrare nei tempi. Se chiediamo un tema trattato, poi ecco quello che succede. Allora, finiamo con l'ultima interrogazione. È il consigliere Fiorini che interroga l'assessore Chianella, stato di avanzamento dei lavori della tratta ex Ferrovia Centrale Umbra, Terni, Perugia. Prego, consigliere Fiorini. Grazie, Presidente. In una precedente question time l'assessore Chianella aveva in parte chiarito i tempi relativi ai lavori della tratta ex FCU da Città di Castello a Ponte San Giovanni, presentata da me e dal consigliere collega Valerio Mancini, mentre non erano stati forniti elementi riguardo la tratta Ponte San Giovanni Terni. In particolare, da Terni, da un anno dalla chiusura per lavori del traffico lungo la ex FCU e dopo un periodo ben più lungo di disagi e interruzioni, le opere di ristrutturazione e ammodernamento della linea ferroviaria ancora non sono partite e non si conoscono nemmeno le tempistiche di inizio e fine lavori. Tutto ciò, come ricordato dallo stesso assessore, nonostante i provvedimenti governativi abbiano riconosciuto ingenti risorse alla Regione dell'Umbria, grazie
alla posizione strategica della stazione di Terni, dove rete ferroviaria nazionale e regionale si interconnettono, non si è vista la luce del giorno. Per poi non parlare della metropolitana in superficie Cesi Terni, nominata nel corso di un precedente consiglio, dove il treno sono anni luce che non passa per la realizzazione della stessa, e oltre il treno neanche la metropolitana. Però su questo argomento torneremo più avanti. All'assessore Chianella chiedo pertanto risposte chiare e tempi certi affinché venga completata un'opera che consenta alla città di Terni di uscire dal suo cronico isolamento con il resto dell'Umbria e di mettere la parola fine ai disagi di tante famiglie e imprese. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Grazie presidente. In relazione a quanto richiesto dal consigliere Fiorini, confermo intanto che l'amministrazione regionale ritiene strategica l'infrastruttura FCU e considerata centrale rispetto all'organizzazione dei trasporti nello stesso piano regionale dei trasporti. Questa amministrazione regionale, caro consigliere Fiorini, si è resa protagonista rispetto a interventi corposi sulla stessa infrastruttura, interventi in corso, alcuni in corso di completamento, interventi di notevole entità che forse non si vedevano da oltre 30 anni. Siamo stati i primi in Italia, consigliere Fiorini, forse lei non se n'è accorto, a definire in base al decreto nazionale accordi con RFI, nella sua interpellanza dice perché la regione dell'Umbria non... Siamo stati la prima regione in Italia a definire accordi con RFI, anzi ne abbiamo definiti due, un primo accordo con RFI Umbria TPL Mobilità per la realizzazione dei lavori dove RFI è soggetto attuatore, e poi un secondo accordo che ha ricompreso anche l'intervento del Ministero. La stessa giunta regionale, la Presidente e chi vi parla, si è resa protagonista, consigliere Fiorini, anche nella sollecitazione, unitamente ad altre regioni, perché il governo Gentiloni, nella persona del Ministro Delrio, emanasse il decreto dell'aprile 2018, dove viene riconosciuta di interesse nazionale la tratta cosiddetta Sud, da Ponte San Giovanni a Terni. Sono questi tutti passaggi che non sono venuti a caso, ma che la Regione dell'Umbria e l'assessorato che rappresento ha seguito costantemente nei mesi precedenti al decreto stesso. L'inclusione quindi nell'elenco delle linee ferroviarie di rilevanza nazionale è fondamentale, perché tali linee, come recita il decreto stesso, possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato. Rappresenta un passaggio fondamentale il trasferimento della concessione in capo ad RFI, trasferimento su cui stiamo lavorando e che avverrà a breve. L'intercettazione di fondi ormai noti, 51 milioni più 12, più altri 5 dell'ultima delibera CIPE, cui faceva riferimento anche l'assessore Cecchini in una precedente interrogazione del 2017, e aggiungo anche altre risorse in capo alla Regione, hanno dato la possibilità di mettere in campo un insieme di investimenti e lavori che porteranno alla riapertura dell'esercizio, alla ripresa dell'anno scolastico nella tratta nord Città di Castello Ponte San Giovanni, e daranno la possibilità di continuare a intervenire in altre tratte. Sono costretto a ripetere cose già dette in quest'Aula. La tragedia della Puglia del luglio 2016 ha cambiato lo scenario in maniera totale. L'aver ricompreso queste ferrovie interconnesse sotto l'egida dell'ASF ha imposto e sta imponendo alle società di gestione, alle stesse regioni, di intervenire in modo radicale, ed ogni intervento che deve essere fatto a standard nazionale, comportando ovviamente costi aggiuntivi. Riguardo infine ai lavori della tratta sud, noi abbiamo chiesto all'amministratore delegato di RFI, considerato appunto il decreto di aprile, e nelle more del previsto trasferimento di concessione, e alla fine di maggio abbiamo avuto una risposta nei primi giorni di giugno a stretto giro, con la quale RFI assume l'impegno ad inserire nella prima rimodulazione utile del contratto di programma che RFI ha, contratto di programma 2017-2021, ha con il Ministero degli Interni.
rimodulazione che avviene annualmente in autunno, presumibilmente ottobre, per inserire gli interventi di manutenzione con gli stessi standard utilizzati nella tratta nord e poter calendarizzare i lavori nell'anno 2019. Aggiungo, consigliere Fiorini, che nel post che lei ha fatto su Umbria Journal dice che Terni e Isolata sono stati, diciamo così, dal momento della chiusura dell'esercizio commerciale attivati i servizi sostitutivi che vengono fatti regolarmente secondo il calendario dei treni tutte le mattine, quindi Terni non è Isolata. Ritengo, consigliere Fiorini, che questa amministrazione regionale abbia dato una svolta alla situazione in cui versava la nostra infrastruttura e soprattutto aver disegnato una prospettiva della FCU che diversamente non avrebbe avuto. Grazie, consigliere Fiorini. Grazie Presidente, scusate il sorriso, ma l'assessore Chianella è divertente. Riviene strategica la tratta Terni Ponte San Giovanni, meno male, lo apprendo oggi. Dice poi la cosa buffa che degli ammodernamenti, degli investimenti così non si vedevano da oltre 30 anni. Ma le ricordo, assessore, che siete sempre voi che state qui da oltre 30 anni. Dunque, siete sempre voi, dunque, meno male vi siete cercati di attivare. Ma lei non ha risposto alla mia domanda. Quando iniziano i lavori? Quando iniziano? Arrivo, assessore, arrivo. Quando iniziano, poi quando terminano, forse nel 2020, assessore, 2019. Allora si vede che noi andremo al governo prima del 2019 perché saremo noi ad attivare, finire e terminare i lavori di quella tratta. Perché poi le dico anche un'altra cosa, anzi le faccio una domanda, assessore, le faccio una domanda. Ma lo sa quanto ci vuole da Terni arrivare a Perugia con il treno? Di che cosa? Non lo so. Da un'ora e tre quarti alle due ore e mezza. È una cosa vergognosa. Proviamo a concludere. Grazie.